schia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mix che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi, anzi non tanto nuovo perché è un after fix ragazzi, quindi quello che è stato pubblicato oggi, insomma quello che già c'era, che c'era oggi in giro, non funziona più e quindi c'è questo after fix che funziona abbastanza bene, quindi approfittatene in fretta di questo glitch. Allora, per fare questo avete bisogno di un amico, essere in una sessione solo in BD va benissimo e dovete essere in garage e avere questa situazione che ho io, avere una LG Retro Custom al sesto posto della lista e poi potrete avere quello che cazzo vi pare come altre auto. A questo punto ragazzi, quando avrete invitato il vostro amico non accetterà l'invito ma entrerà sulla lista, entrerà in un'attività Rockstar, scusate, in una missione Rockstar e l'avvierà questa missione. Intanto voi vi mettete sulla lista dei veicoli come sono stato io finora e dopodiché quando lui sarà entrato nella missione fate start online giocatori, selezionate il giocatore che è nella vostra sessione e andate per unirvi, vi fermate a questo messaggio qui e quando siete a questo messaggio qui direte al vostro amico di uscire dalla missione e accetterete il messaggio, vi comparirà quest'altro messaggio, accetterete anche quest'altro messaggio ragazzi e automaticamente respawnerete in sessione. Adesso andremo a vedere come respawnerete in garage. Ovviamente respawnerete in garage in una situazione un po' fuori dal comune, però abbastanza gestibile ragazzi, perché non è nulla di complicato. Respawnerete con la lista dei comandi aperti e il personaggio che dovrete pilotarlo in questa situazione ragazzi. Fatto questo, che cosa dovete fare? Dovete posizionarvi dietro la quarta auto ragazzi, faccia al muro, così avrete più tempo per fare i vari spostamenti. A questo punto che cosa dovete fare? Premere una volta cerchio perché la prima auto sarà selezionata e premete e cambiate la terza con la quarta e la quinta con la sesta. Quando state cambiando la quinta con la sesta auto, il momento in cui voi schiacciate per cambiare la quinta con la sesta, che date ok per schiacciare la sesta auto, dite al vostro amico di accettare l'invito. Come vedete, quando io schiaccio la sesta auto e il mio amico accetta l'invito per entrare nell'appartamento, automaticamente mi sbatte fuori dal garage. A questo punto ragazzi, che cosa dovremo fare? Dovremmo andare a comprare una LG normale e sostituirla, scusate ma mi perdo un po' di lettere, è pure tardi ragazzi, sostituirla con la sesta auto, con la sesta auto della lista ragazzi, che come in questo caso sarà una LG RH8 normale, ma il nostro amico al sesto posto in garage vedrà una LG Retro Custom. Se il nostro amico al sesto posto in garage vedrà una LG Retro Custom, vuol dire che il glitch sta funzionando, altrimenti dovrete ripetere il procedimento. A questo punto che cosa dovete fare ragazzi? Come in tutti gli altri glitch, andate a sostituire questa LG Retro Custom e aspettate che vi arriva la notifica. Io sto entrando dal garage ma non fa differenza da dove entrate. Una volta che siete entrati nel garage, come potete notare, ci troveremo l'auto duplicata che si duplicherà il momento in cui voi entrerete in garage, non prima. Il vostro amico non vedrà l'auto duplicata, ma se voi chiamate il meccanico vedete che la LG Retro Custom è al quinto e insomma e così via.
Poi a questo punto, una volta che siete entrati dentro, che cosa dovete fare? Andate dentro l'officina, mettete una targa personalizzata, altrimenti potrete incorrere nel limite giornaliero, e uscire dal garage, ragazzi, niente di più semplice. Per duplicare un'altra auto basterà ripetere lo stesso procedimento. Quindi il vostro amico uscirà dal garage, come state vedendo. Qui c'è Diana a panettona che sta uscita dal garage, e aspettiamo che esce dal garage, perché altrimenti non ci comparirà il pallino azzurro. Una volta uscita dal garage il nostro compagno, che ci sta aiutando a fare il glitch, vedrete magicamente il pallino azzurro che ricomparirà, ragazzi. A questo punto che cosa dovete fare? Mandate nuovamente l'invito al vostro amico, selezionate la lista veicoli e rimanete in questa schermata. Nel frattempo il vostro amico avvierà una missione qualunque di Rockstar. Scusate qui, ma sto reinvitando. Ok, quindi a questo punto, come dicevo, vi mettete sulla lista veicoli. Mentre che voi siete sulla lista veicoli, il vostro amico avvierà una missione di Rockstar, entrerà dentro la missione e attenderà giustamente il vostro segnale, cioè, come si dice, al mio segnale scatenate l'inferno. Quindi quando lui sarà nella missione, voi che cosa fate? Start online giocatori, andate ad unirvi al vostro amico e vi darà il messaggio di allerta. Quando vi darà il messaggio di allerta e il vostro amico uscirà dalla sessione, quando ci sarà questo primo messaggio di allerta, lui ovviamente abbandonerà la missione. Quindi schiacciate X, andate a schiacciare X mentre che il nostro amico abbandona la sessione. Il secondo messaggio, schiacciate X, ragazzi, e vi ritrovate un'altra volta spawnati nella sessione, nella stessa situazione come avete visto poco fa, ragazzi. Quindi a questo punto che cosa dovete fare? Sempre con la lista del meccanico aperta, premete una volta cerchio in maniera da deselezionare la prima auto, quella che vedete con la freccia sopra, perché ve la selezionerà altrimenti. Andate al quarto veicolo, ragazzi, il quarto veicolo della lista, vi mettete posizionati dietro al veicolo, faccia al muro, e fate lo scambio, la terza con la quarta e la quinta con la sesta, ragazzi. Il momento in cui voi andrete a pigiare il tasto per cambiare la quinta con la sesta, ovvero quando avrete la freccetta sulla sesta auto, dovete essere in sincronia con il vostro amico, schiacciare la freccetta e lui dovrà accettare l'invito in garage. Dovrà ovviamente avere già l'invito bello e pronto, nel senso che dovrà schiacciare l'ultimo avviso prima di entrare in garage, insomma. Una volta che avrete fatto questo, uscite dal garage, ragazzi, comprate la Elegy e la sostituite sempre con quella auto che avete, diciamo, duplicato, con quella che si trova sempre al sesto posto, ragazzi. Come state vedendo, noi abbiamo al sesto posto una Elegy normale RH8 e andiamo a sostituirla. Attendiamo che ci arrivi il messaggio, non entrate dentro il garage prima che arrivi il messaggio, ma entrate dentro il garage quando avrete il messaggio, e andate a cambiare la targa, ragazzi. Il glitch è semplicissimo, spero di averlo spiegato nel migliore dei modi. Lasciatemi un bel like perché non vi costa nulla, iscrivetevi al canale che almeno mi supportate pure un pochino. E detto questo, ragazzi, anzi, un'altra cosa, attivate pure la campanellina, almeno sapete quando pubblico. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.